Chilometri di stoffe pregiate, alpaca, mohair, cashmere, lana e sete, filati Super 200. Fondamentale la scelta del tessuto, il primo passo del viaggio verso la fattura dell'abito. Questo è un Super 200 mohair, è molto bello, è di una leggerezza incredibile. Questo pesa, mi sembra, 210 grammi. Le stoffe si usano soprattutto molto leggere rispetto molto al leggere, passato. Sì, perché è cambiato, ormai gli ambienti sono tutti riscaldati. Quindi il cliente veste abiti con degli abiti leggerissimi, poi quando esce mette il cappotto di vicuña e quindi alla fine è ben coperto e caldo. Cappotto di vicuña che può costare fino a 30.000 euro. 30.000 euro sicuramente. La figura del sarto è cambiata moltissimo, perché il sarto oggi non è più il solito artigiano che lavora in bottega, ma è un imprenditore, deve avere una certa preparazione, una certa cultura, conoscere le lingue. Lei viaggia moltissimo. Io viaggio moltissimo, il mio lavoro mi porta a viaggiare in tutto il mondo, perché ho clienti in tutto il mondo, nei paesi arabi, in Russia, in America. Io mi annovero di vestire quasi tutta la famiglia Al Thani, la famiglia del Qatar, dal sultano ai figli, all'erede, al primo ministro.